vincono le prime tre della classifica, Borgia, San Nicola da Crissa e Chiaravalle, nel girone C di campionato di prima categoria, e mantengono inalterate le posizioni. Borgia, San Nicola da Crissa prime con 28 punti, segue il Chiaravalle con 26 punti. Si ferma invece il San Calogero Calimera sull'1-1 a Mileto, mentre fa peggio il Real Pizzo, che viene sconfitto dalla Città di Guardavalle per 2-1. Città di Guardavalle che risale in classifica, però ancora si trova distanziato di 2 punti dalla zona playoff. Da segnalare tra tutti i risultati la vittoria per 4-1 del Batolato sul Prasar, e il pareggio sempre nell'anticipo di sabato del Real Montepaone con il Gasperina, che ottiene il suo punticino al 93esimo proprio sul finale di partita. Da segnalare che questa è stata una partita prolungata per un incidente avvenuto che ha dovuto permettere all'Eli Soccorso di atterrare sul campo di calcio e quindi rinviare e sospendere momentaneamente la partita. Il Borgia ne rifila 7 alla Nuova Valle, mentre il Chiaravalle 2-0 contro l'Academy di Giri Falco. La partita tra Rombiolese e Virtus Rosarno è stata rinviata per un lutto, quindi si recupererà nelle vacanze natalizie. Questa era la 12ª giornata, si riprenderà per la tredicesima dopo le vacanze natalizie, addirittura il 7 di gennaio, proprio con Real Pizzo Borgia, quindi uno scontro diretto del sabato 7, mentre tutte le altre partite saranno giocate giorno 8.